di Guidoni, deviato da Ingrosso che lo attacca, Pizzinat, Said, prova a sinistra il Bari, lancio per Ninaia che parte in posizione regolare, Ninaia punta Marco Aurelio, più veloce Ninaia, accelera Ninaia in aria, il tiro, rete, e Ninaia 1-0. Grande gol, grandissimo gol, velocità impressionante, e ha fatto un gran gol soprattutto col sinistro che non il suo piede, buttando la palla all'altro angolo. La velocità di Ninaia, ma anche la bravura nel calciare nel diagonale di sinistro, battuto siciliano alla 45esimo. Il Bari sblocca il risultato e Ninaia era stato il giocatore più pericoloso della Bari in questo primo tempo e conferma la sua pericolosità. Quando può attaccare in velocità diventa un avversario davvero irresistibile per Marco Aurelio e Chionna. Qui Marco Aurelio lo presta, si affida all'esperienza, prova quantomeno a rendere precario l'equilibrio di Ninaia, che però calcia con potenza e precisione. Siciliano è battuto, a fine primo tempo si sblocca il risultato, si giocherà fino alla 46. Bisogna tirare in porta. Perde palla Bombardini sull'attacco di Said. Valdés, l'apertura per Ninaia, a sostegno c'è Valdés e Ninaia insiste nell'azione personale, corpo a corpo con Guerra, va giù Ninaia. Incredibile la velocità di Ninaia, incredibile veramente. Se non lo vedi non ci credi, quello che hai detto prima te che ha corso a piedi nudi. 22-3 sui 200 a piedi nudi al termine dell'allenamento di due ore. Adesso lui fino a 16 anni faceva atletica leggera, che sul piano della velocità la sua nazione, la Nigeria, è una delle migliori al mondo. Poi a 16 anni ha scoperto il calcio. Dunque poco meno di 5 anni fa, che vuol dire che i margini di miglioramento sono enormi. Tantissimi, è vero. Mutti si prepara un cambio. C'è calcio di punizione per il Bari. Marco Aurelio su Dudu, Montalbano su Necruz. Chionne su Spinesi. Qualche contatto di troppo all'interno dell'area, soprattutto tra Marco Aurelio e Dudu. Adesso c'è il richiamo da parte di Braschi. Calma, dice il direttore di gara toscano. Si può battere alla fine il calcio di punizione. C'è una deviazione, Siciliano! Prodezza del portiere della Palermo. Amerini, contropiede della squadra siciliana, ma viene fermato Bombardini. Tiro di Valdés, rete! Straordinario! Straordinario il raddoppio del Bari. Un sinistro fantastico di Jaime Valdés. 2-0. Non ha potuto niente siciliano, aveva fatto un grosso intervento sulla prima occasione da gol, grande colpo di reni, dopo è stato bravissimo Valdés. L'abbiamo detto sempre, era l'unico che poteva impensierire il Palermo, perché per le qualità che ha può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. È stato molto, si è estraneato molto.